Siamo all'Ombu Dojo, siamo con Marco e Yvonne e parliamo di questo centro specializzato per gli sport da combattimento, dove è veramente il posto ideale per praticare sport da combattimento. Allora Marco, che discipline si possono praticare qui da te? Allora, qui da noi potete fare tutti i tipi di sport da combattimento, dal pugilato alla kickboxing, al K1, alla Muay Thai, all'MMA e poi tutta la parte di preparazione fisica, quindi tutto l'allenamento funzionale. Abbiamo dietro proprio c'è una lezione in questo momento. Esatto. Una lezione di Thai Box. Allora, dicevi Marco? Sì, lavoriamo, partiamo con i più piccoli, quindi con i bambini, e facciamo il corso di kickboxing junior per poi andare a crescere. Lavoriamo sia con tutte le età, sia in tutti i campi, nel senso femminile, maschile, abbiamo l'amatore, la squadra agonistica, è già il secondo anno che collaboriamo con la Laureus per il progetto di recupero giovani, quindi le comunità, e ci stanno dando parecchie soddisfazioni. Avere ragazzini di 12-13 anni con problemi comportamentali, chiamateli come volete, che vengono incanalati in uno sport con delle regole, e fargli fare un percorso tutto l'anno dà veramente tante soddisfazioni. Cioè, un lavoro intenso, impegnativo, un lavoro che richiede tanta, non solo tanta abilità e conoscenza, ma anche tanta passione. Quello assolutamente. E qui la passione sicuramente non manca. Allora, Ombu Dojo, andiamo a conoscere il significato di questa parola. Allora, diciamo che la parola Ombu Dojo deriva dal fatto che io per 10 anni ho fatto karate. L'ho fatto col maestro Masaru Miura e la sua palestra era denominata Ombu Dojo Milano. Per me è un po' una sorta di ringraziamento. E poi se andiamo proprio nello specifico, l'Ombu Dojo sarebbe nient'altro che il quartier generale dove si impara la via. Il sogno massimo sarebbe poi aprire dei piccoli dojo, dei distaccamenti, però io parto sempre step by step, partiamo dal basso, questo è il quarto anno che siamo aperti, il team è nato 6 anni fa, quindi piano piano stiamo costruendo. Io e Yvonne ci stiamo dando da fare, stiamo macinando terreno 7 su 7 e siamo veramente contenti, anche perché comunque lei mi dà una grossa mano, non solo per quanto riguarda il livello tecnico, ma specialmente quello mentale. Allora Yvonne, parliamo di sport da combattimento e arti marziali in generale, che ovviamente sono ottimi per scaricare la tensione, ma soprattutto per acquisire sicurezza in se stessi, l'autostima. Quanto bisogno hanno i ragazzi di oggi di questi valori, di scoprire i valori importanti? Assolutamente tantissimo, al giorno d'oggi ci sono pochi punti di riferimento, poche regole e molto spesso capita che anche i ragazzi, quelli che sembrano più indisciplinati, alla fine nel momento in cui gli si dà una regola, un obiettivo, capiscono che quella è la via giusta e con lo sport è tutto più semplice, quindi non è facile. Il mio lavoro qui, oltre ad aiutare Marco dal punto di vista tecnico, è quello di seguirli soprattutto dal punto di vista mentale. Seguo molto il femminile, ovviamente da donna, da ex atleta, conosco tutto quello che passa nella testa di una donna quando si sale sul ring, si combatte contro i fantasmi del passato e quindi bisogna incanalarli, e così succede anche per i più giovani. Però poi sono grandi soddisfazioni. Grazie per questa bella intervista. Grazie a te Mauro. Ricordiamo l'indirizzo dell'Ombu Dojo e il sito internet. Allora, noi siamo in via Palmaria al civico 6, la zona è la zona 9, quindi a fuori centro. Siamo attivi a 360 gradi con social network come Facebook. Abbiamo il nostro canale YouTube dove potete vedere gli allenamenti, i match dei ragazzi, le esibizioni, visto che comunque facciamo eventi anche non solo sportivi, all'interno di locali, discoteche, e siamo attivi parecchio anche nel sociale, quindi. Perfetto, allora dall'Ombu Dojo ringraziamo Marco e Yvonne e ci vediamo ovviamente in tutti i gala più importanti. Grazie ragazzi, ciao.